Caro Silvano, hai notato questa sagoma sul muro? Ma sì, sì, l'ho vista sul muro, ma infatti mi sono detto, è strano una sagoma sul muro, perché è bizzarra e bizzarra. Però poi ho visto che la sagoma ha una forma innaturale, allora mi sono detto, ho capito, ci sono! È una storia bellissima, Silvano, piena di azione, di buoni sentimenti, ma adesso noi dobbiamo fare un lavoro. Se non fosse una fiction, ci sarebbe da ridere, eppure tutto questo è vero, ed è la figuraccia o la figurina che faranno i candidati a sindaco, che non parteciperanno all'incontro voluto dal Comitato per una nuova Rancitelia Pescara. L'assemblea è prevista per il 4 maggio per discutere delle criticità della zona, altrimenti metteremo delle sagome al posto dei candidati sindaci che non verranno. Lo dice senza mezzi termini la presidente del comitato Francesca Di Credico, avvocato, che con Don Massimiliano De Luca, parroco della Chiesa dei Santissimi Angeli Custodi, ha costituito il neocomitato proprio per dar voce alle tante persone per bene che vivono nella zona di Villa del Fuoco Rancitelli. Francesca, assieme al battagliero Don Max e ad altri cittadini, ha inviato un documento ai candidati sindaci. Sì, noi abbiamo deciso di approcciarci alle elezioni comunali proprio in questo modo, inviando ai candidati sindaci un documento con le nostre proposte per il quartiere, ma soprattutto le criticità, allegando anche delle foto, chiaramente, comunque le criticità bene o male di tutto il quartiere. E li abbiamo invitati a un dibattito congiunto, quindi con tutti i candidati sindaci contemporaneamente, questo per dare la possibilità ai residenti del quartiere di scegliere liberamente chi votare, perché negli ultimi anni è chiaro che il mio quartiere è un quartiere di periferia, le periferie sono da sempre serbatoio di voti. Voi avete detto che il nostro quartiere è diventato un ghetto negli anni. Sì, negli ultimi anni la situazione è veramente degenerata, ma questo non perché non ci sia un intervento delle forze dell'ordine, perché soprattutto nell'ultimo periodo sono molto presenti, però chiaramente se l'attività di repressione non va accompagnata da un'attività che viene prima, è chiaro che si rimane sempre al punto di partenza, perché se io... per dirti, rimuovo i materiali dalla strada, piuttosto che faccio due arresti, però non sgombero le case occupate abusivamente, non emetto delle ordinanze per far bonificare le zone ai proprietari, cioè non intervengo in questo modo, quindi qua c'è l'assenza delle istituzioni a monte, è chiaro che è difficile risolvere la situazione. Altro che soddisfazione. Me l'ha fatto fare poi di fare il sindaco. Abbiamo deciso di fare un po' utilizzare questo modello che spesso utilizza Libera per i confronti con i candidati, cioè mettere delle sagome al posto dei candidati che non si presentano. Politici, non fate le sagome. E faccio un segno sul mio segno, come sono giuste le elezioni.